Cari colleghi, oggi vorrei parlarvi di fumetti. E quale miglior posto per parlare dei fumetti che il paese che è la patria del fumetto, cioè il Belgio? Molti autori di fumetti noti a livello mondiale sono di origine belga. Penso ad esempio ad Hergé o a Peyo, che sono i celebri creatori rispettivamente di Tintin e i Puffi. Insomma, qui il fumetto è un vero e proprio culto, tanto che adesso è dedicata a una festa, in genere a inizio settembre, che celebra questa arte in ogni sua forma, con maschere, mascotte, pupazzi, cosplay, mostre, giochi, ogni tipo di attrazione che attira folle da tutto il Belgio e ben oltre. Persone che vengono per avvicinarsi magari a questo mondo o semplicemente perché sono già degli intenditori. A conclusione della festa, una parata attraversa il centro della città con il pubblico che applaude dai marciapiedi alla ricerca del selfie perfetto. A Bruxelles, del resto, si trova il museo della BD, BD che sta per bande dessinée, il termine francese per fumetto. In francese si riferisce alle classiche strisce in cui normalmente sono suddivise le storie raccontate. Ho potuto visitarlo nel 2010 durante la mia prima visita a Bruxelles e ho davvero apprezzato l'aspetto interattivo, gli approfondimenti disponibili, oltre ovviamente a cogliere l'occasione per farmi qualche foto con i vari personaggi. E poi mi è piaciuta molto l'immensa biblioteca dove poter liberamente consultare vecchi e nuovi fumetti. Memore di questa mia visita, quando nell'ottobre dello stesso anno mi sono trasferita a Bruxelles per iniziare i miei studi di interpretazione, con grande piacere ho fatto le valigie, ovviamente anche per altre ragioni. Però pensando di tuffarmi nuovamente in questo meraviglioso mondo, ero particolarmente contenta. Come avrete capito da tutta questa introduzione, amo i fumetti ed è una passione che risale alla mia infanzia, quasi quando leggevo quasi esclusivamente fumetti. Ora, quello che amo del fumetto è questa sua capacità di saper portare in immagini, pensieri e parole. In effetti, il disegno o schizzo è la prima cosa che viene realizzata nel fumetto. Solo dopo si aggiungono le parole, come se fossero una specie di didascalia, che rendono più chiara l'azione e che sono racchiuse in una nuvoletta, che è appunto il classico fumetto accanto al personaggio, oppure in alto del riquadro quando si tratta di una descrizione o di una introduzione, come una voce fuori campo. Da bambina fino all'adolescenza mi dilettavo anche a disegnare e creare fumetti, per poi passare alle caricature al liceo mentre prendevo appunti durante le lezioni, cosa che faceva sorridere alcuni miei compagni. Avevo anche pensato alla possibilità di diventare fumettista, poi accantonata, dato che non avevo proprio questo gran talento, per seguire un'altra mia passione che è quella per le lingue. E la mia fruizione del fumetto si è evoluta con l'andare dell'età e con l'adattarsi anche dell'offerta. Quindi direi che potrei identificare una serie di categorie di fumetti, una mia, diciamo, fumettologia personale. Al primo posto ci sono i fumetti settimanali, chiamati volgarmente da bambini, anche se non mi piace categorizzare il fumetto come fumetto da bambini o da adulti, perché ritengo che sia proprio questa divisione che abbia portato a relegare il fumetto in secondo piano rispetto ad altre forme di arte. Rientrano in questa categoria i fumetti stile Topolino, il celebre fumetto che ogni 7 giorni ci intratteneva con storie, quiz, consigli e anche dei giochi che potevamo montare, venivano venduti a fascicoli e così ti sentivi un po' obbligato a comprarli tutti, a meno che tu non avessi, come me, l'abbonamento e quindi ti veniva comodamente spedito a casa a conclusione dell'iniziativa editoriale, poi comunque veniva spedito a pezzi, quindi dovevi comunque montarlo. Tra queste riviste settimanali per me rientrava anche Tex Willer. Ogni settimana attendevo con ansia di poter andare in edicola e al prezzo allora di 3.500 lire, me lo ricordo ancora, oggi passato a praticamente il doppio, 3 euro, potevo mettere le mani sull'ultimo albo di Tex,
questo ranger tutto d'un pezzo, senza macchie e senza paura. Quest'anno proprio a Siena si è tenuta una mostra per celebrare i suoi 70 anni, uno spazio allestito dove venivano presentati personaggi, storie, ma anche tutti in retroscena, come ad esempio la creazione dei disegni e dei dialoghi. E il tutto era organizzato in ordine temporale, con video, attività interattive, disegni e albi originali. Ciò che mi ha colpito di più è stata proprio la stanza dove si trovavano i fumetti che erano di Tex, ovviamente, che erano stati prodotti nel mondo nelle varie lingue. E lì ho potuto scorgere alcune delle lingue che mi sono più familiari e mi sono divertita a scoprire i titoli e l'impaginazione che spesso riflettono un po' i gusti e lo stile del paese di destinazione. Da bambina, infatti, durante i miei viaggi all'estero spesso ho comprato fumetti nella lingua del posto e trovo tuttora che sia un ottimo modo per scoprire neologismi, modi di dire, frasi colloquiali, perché la lingua del fumetto è sempre aggiornata e riflette le tendenze del momento. Passiamo ora alla... E anche oggi da adulta li considero una vera e propria concessione, magari per risollevarmi il morale nelle giornate grigie, che sono abbastanza frequenti qui in Belgio, devo dirlo, come sono anche molto frequenti le uscite di nuovi albi in libreria e sono una vera e propria tentazione. Oppure magari li compro per premiarmi dopo un successo. Un volume che mi è particolarmente caro è quello con le migliori strisce di Mafalda, questa irriverente ragazzina disegnata da Quino e che mi ha insegnato il valore dei diritti con la sua sagace satira. In questo genere si ritrovano anche Tintin e l'Uomo Ragno. Allora, iniziamo dal primo. Tintin è questo celebre ragazzino detective con il suo fedele compagno Milù, un barboncino acuto e giocherellone, che mi hanno appassionato fin dalle prime battute. Dopo aver divorato tutti i volumi disponibili ed averli riletti in francese e in italiano, qualche anno fa ho voluto vedere il film prodotto da Steven Spielberg, che riunisce in quasi 2 ore due avventure, Il segreto dell'unicorno e Il tesoro di Rackham il Rosso. Con mio grande stupore, però, il film aveva un po' travisato l'opera originale di Hergé, aggiungendo e togliendo parti significative e fondamentali, a mio parere, per lo svolgimento della storia. Niente da dire sugli effetti speciali, sui personaggi, resi perfettamente, magari un po' caricaturali, ma che tutto sommato rispettano il volere dell'autore. E quindi un po' delusa, un po' confusa, ho voluto controllare e sono tornata a rileggere ancora una volta i due albi. Passiamo ora al secondo fumetto che vi ho citato, quello dell'Uomo Ragno, che io adoro nonostante detesti i ragni. Del timido Peter Parker, uno studente involontariamente trasformato in supereroe da un ragno radioattivo, ho collezionato tutto, giocattoli, figurine, ma soprattutto i volumi, gli albi e i DVD, anche se anche in questo caso il film non l'ho apprezzato proprio fino in fondo, era piuttosto fedele, ma ovviamente sono state cambiate alcune cose per rispondere alle esigenze del pubblico. Con l'Uomo Ragno ho scoperto il mondo dei supereroi, che forse affascina un po' tutti, perché ci fa sognare di poter un giorno anche noi diventare dei paladini della giustizia e difendere i più deboli o salvare magari il mondo dal suo ineluttabile destino. Un semplice scherzo del destino fa passare questi ordinari cittadini da eroi osannati, anche se poi dovranno nascondere questa doppia identità per tutta la vita. Terza categoria di fumetti, i manuali di autoaiuto. Rimarrete stupiti, ma esistono fumetti che possono aiutarvi a risolvere dei problemi, e fin dalla più tenera età. Mi riferisco ad esempio al manuale delle giovani marmotte e il relativo settimanale, che ovviamente andavo a comprare in edicola, quindi come avete capito ero un'assidua frequentatrice dell'edicola locale, e che poi magari commentavo con il mio migliore amico.
Nel manuale erano presenti una serie di consigli e raccomandazioni per il fai da te e il vivere nella natura, come dei veri e propri scout, il tutto spiegato dai tre nipoti qui, qua e qua. E poi, altro manuale, quello che troneggiava insieme a quelli dei grandi sullo scaffale in cucina, il manuale di Nonna Papera, una raccolta di ricette succulente che ammetto di aver provato, non sempre con successo, con i miei genitori e mia sorella, e di aver davvero apprezzato la torta di mele, che era buonissima da leccarsi i baffi. Quarto posto, ci sono le vignette satiriche. Oggi i fumettisti hanno dovuto cedere il passo al dominio di internet e a quello dei social e si sono trasferiti sul web per dispensare ogni giorno le loro battute dalle loro pagine. C'è anche chi si è trasferito in TV, disegnando in diretta le sue opere oppure offrendole in dono al conduttore del programma di turno. Penso ad artisti del calibro di Maccox, Vauro o ancora a Zero Calcare, che ha firmato di recente una serie dissacrante sulla sua quarantena nel quartiere romano di Rebibbia, dove ogni settimana interpreta a modo suo i vari decreti e messaggi che invadono le nostre vite. Molto divertente. Quinta categoria, le graphic novel. A questa forma diciamo che ci sono arrivata più da adulta e direi che forse sarebbe anche consigliabile farlo. Negli ultimi anni poi la presenza delle graphic novel in libreria è esplosa. Si trovano ovunque e con le graphic novel io ho scoperto delle realtà sconosciute, ho approfondito argomenti che conoscevo solo in parte, magari passati o attuali, come ad esempio il cambiamento climatico, un argomento che mi interessa molto e a cui sono stati dedicati molti volumi. Oltre al tratto, in questo caso sono le storie racchiuse che attraggono l'interesse del lettore. E poi, sesta e ultima categoria, i fumetti tratti da libri e film. Come detto precedentemente, diciamo che questo connubio degli adattamenti è quasi sempre imperfetto. Qualche volta si riesce con i disegni a dare la stessa dinamicità di un film o a riprodurre le parole e le descrizioni di un libro. A mio parere sono forme complementari e gli uni servono a arricchire l'altro, un po' come le biografie di un personaggio, magari non del tutto complete, ci portano a fare ulteriori ricerche su Wikipedia o su un'enciclopedia, questo sta a voi la scelta. Quindi il fumetto è come un libro, una forma di evasione, che magari in questo periodo c'è particolarmente necessario. Però a differenza del libro ci offre delle istantanee del pensiero dell'autore, senza bisogno di arricchirle di parole, ma solo del sottile tratto di una matita, impreziosito poi dalla china e da un po' di colore. Non mi resta quindi a questo punto che consigliarvi di immergervi nella lettura di un fumetto, che sia per piacere o per approfondire un tema, poco importa, magari andando a cercare tra i titoli che qua e là ho citato durante il mio discorso. Grazie.